Grazie per la pazienza con cui vi predisponete ad ascoltarmi, spero di non tradirla, ma soprattutto di non, come dire, scoraggiare lo spirito del vostro essere qui, proprio perché è impegnativo comunque sempre parlare della parola di Dio cercando di capirci qualcosa. E credo che, come dire, per la mia conoscenza pregressa di Amos, sia stato un incosciente nel dire di sì a Beppe quando mi ha detto. Poi, quando mi sono rimesso un po' a studiarlo, ho detto: ma forse cioè, me l'ha venduta male la faccenda a Beppe. No, nel senso che, come sempre, la parola di Dio, nel momento in cui la nostra dura cervice ci si scontra, si frantuma veramente in mille schegge che diventano poi difficili da controllare. Quindi gli stimoli che Amos fornisce al lettore sono veramente tanti. Spero di riuscire in questi due incontri a darvi qualche chiave di lettura, affrontando magari da vicino qualche passaggio del testo, e soprattutto poi di riuscire sabato prossimo a fare un momento di sintesi per proporvi una chiave di lettura complessiva e, sottolineo sin d'ora, del testo nella sua versione definitiva, cioè nella redazione finale a cui noi ci accostiamo. Perché se c'è un testo complesso, non è l'unico chiaramente, non è il peggiore probabilmente, ma tanto basta per la mia ignoranza in merito, Amos è sicuramente, come dire, proprio per la sua stratificazione nei diversi passaggi della redazione finale, veramente un pozzo di difficoltà dal punto di vista strutturale e della ricerca, oserei dire esegetica, anche se non credo di essere all'altezza di questo termine. Per cui, per introdurci direttamente al testo, anche sulla fotocopia che Beppe vi ha distribuito, ho semplicemente indicato, almeno per il momento iniziale, le quattro parti in cui possiamo suddividere il testo di Amos, perché, come vi dicevo, è un testo composito, frutto di un lavoro redazionale complesso e lungo. Qualcuno classifica appunto queste parti in cui è suddiviso Amos in numero di tre anziché di quattro, ma proprio per raccogliere la sfida del redattore finale ho voluto inserire in questa numerazione anche la quarta parte con gli oracoli di salvezza, che vanno dal capitolo 9, versetto 11 fino al versetto 15. Questa quarta parte spesso nei commentari appunto non è contemplata all'interno della struttura del testo, proprio perché si riconosce come dire, la genesi tardiva o la introduzione tardiva di queste parti del testo di Amos. Una delle cose che proverò a farvi vedere è, spero di riuscirci, quantomeno l'accortezza, direi l'acribia, con cui il redattore finale ha tessuto il testo originario di Amos. Non chiedetemi però quale sia fino all'ultimo versetto, perché questo non ve lo so dire, con queste sicure aggiunte tardive, che non sono soltanto gli oracoli di salvezza, ma anche degli altri elementi inseriti veramente ad arte, ma con un'arte raffinata nel testo. Quindi cercheremo di capire il perché delle scelte del redattore e se effettivamente il redattore, con queste glosse, con queste interpolazioni, perché potremmo chiamarle così a rigor di terminologia filologica, abbia in qualche modo fatto subire al testo una torsione, alterandone il significato e lo spirito, oppure questi inserimenti del redattore finale, in realtà, per quanto apparentemente modifichino la lettera del testo, ne abbiano forse colto in radice lo spirito. E questo è, credo, il nocciolo della sfida che ci poniamo e di fronte alla quale speriamo appunto di essere un po' all'altezza.
Infatti, al di là di queste quattro parti che, come dicevo prima, mi scuso per l'interruzione, sono appunto gli oracoli contro i paesi vicini, quindi avete il titolo, avete l'esergo, l'esordio, quindi il primo versetto, poi il versetto 2, subito dopo avete dal versetto 3 del capitolo 1 fino a 2:16 gli oracoli contro i paesi vicini e anche l'oracolo contro Israele. All'interno di questi versetti abbiamo anche l'oracolo contro Giuda. Poi avete un'estensione dell'oracolo contro Israele nella seconda parte, che va dal capitolo 3, versetto 1, fino al capitolo 6, versetto 14, le cinque visioni che costituiscono la terza parte, dal capitolo 7, versetto 1, al capitolo 9, 10. E però appunto in queste parti, e soprattutto tra la seconda e la terza, sono inserite, e anche questi risultano, a detta degli esegeti, inserzioni appunto tardive, successive, tre inni che sono nella fattispecie Amos 4, il versetto 13, il versetto 8 del capitolo 5 e i versetti 5 e 6 del capitolo 9, i quali inni presentano delle caratteristiche simili anche dal punto di vista proprio retorico e strutturale. E poi appunto li vedremo, perché ve ne ho messa estensione comparativa sul retro della fotocopia che avete. E questi tre inni che sono inseriti nella seconda e nella terza parte rappresentano sì un problema sul piano strutturale, ma anche sul piano del raccordo tra i contenuti e i temi che questi inni ci presentano, se andassimo a confrontarli con il resto del testo. Per cui essi stessi, come dire, ci pongono un problema, che non è soltanto un problema di ricostruzione filologica del testo originario, ma sono una provocazione ad una ermeneutica del testo nel suo complesso, proprio perché appunto quella è la collocazione finale che il redattore ha deciso di dare a questi inni. E quindi dovremmo cercare di capire se questi inni si inseriscono effettivamente nell'intreccio del testo, creando una lacerazione, oppure aprendo delle prospettive interpretative, che chiaramente, capite, queste domande sono retoriche, per cui propendo per la seconda, quindi, e sarà un po' quello che cercheremo di fare assieme. Allora, non possiamo introdurci però al testo di Amos senza far riferimento ai primi due versetti, quindi al titolo e in qualche modo appunto anche al versetto 2, che è l'esordio, in cui ci sono queste bellissime metafore di cui il testo è ricco. Per cui, ecco, altra concisa premessa, più che lavorare appunto su una ricostruzione, dicevo, diacronica, no, del testo, proveremo a, almeno per quanto ci è possibile nell'italiano, cogliere la bellezza delle immagini che Amos costruisce e che la traduzione ci restituisce per afferrare il messaggio che Amos attraverso queste immagini ci vuole inviare. Il primo versetto però è di per sé veramente denso, merita di essere visto nel dettaglio da vicino. Parole di Amos, che era allevatore di pecore di Tecoa, il quale ebbe visioni riguardo a Israele, al tempo di Ozia, re di Giuda, e al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, due anni prima del terremoto. Sulla fotocopia vi ho proposto appunto una traduzione leggermente diversa del primo versetto, ma semplicemente per evidenziare il fatto che Amos è destinatario di visioni, ma soprattutto delle parole di cui è il primo asher del testo ebraico di Amos, proprio all'incipit del libro si dice in qualche modo detentore, perché l'incipit di Amos è parole di Amos, quindi le parole sono di Amos, parole di Amos, che egli però ebbe in visione riguardo a Israele. E poi c'è quel riferimento a finale, ai due anni prima del terremoto. Allora, il primo aspetto che voglio sottolineare è proprio questo paradosso.
delle parole di Amos che sono sue, sono le parole del profeta Amos, sono le parole dell'uomo Amos, sono le parole che Amos veicola attraverso la sua voce ad Israele, che in realtà veicola anche alle nazioni, nella prima parte appunto del testo, che sono le sue parole, perché è in capo ad Amos la scelta del cosa e del come riferire da profeta, qual è la parola di Dio. Sono parole di Amos che però egli riceve in visione. Quindi queste parole sono esse stesse l'emblema in qualche modo della scrittura, del testo sacro, così come lo intendiamo noi. Perché l'incipit di Amos ci ricorda da subito come la parola scritta sia il frutto del connubio tra la parola dell'uomo e la parola di Dio. Il testo scritto, la Bibbia, quella che noi definiamo parola di Dio, è in realtà parola e dell'uomo e di Dio. Parola di Amos come parola dell'uomo e parola di Dio, quindi. Il secondo aspetto è che c'è, se mi passate il termine, una sottile figura retorica, una sinestesia. Vengono accostati, no, il senso della vista e le parole che sono oggetto dell'udito. Parole in visione. Questa è una sinestesia di ordine teologico rivelativo, non è semplicemente appunto una figura retorica che troviamo in un testo poetico. È una questione di tipo teologico rivelativo, e adesso cercheremo di capire perché, non prima di averci tutti quanti reciprocamente ricordato che è vero che nel libro di Amos ci sono delle visioni. Abbiamo fatto riferimento prima alla terza parte con le cinque visioni, capitolo 7, 1, 9, 10. Ci sono la visione della cavallette, 7.1, del fuoco, 7.4, del filo a piombo, capitolo 7, versetto 7, del canestro di frutta matura, 8.1, del crollo del santuario, legato appunto a questa immagine del terremoto, che è già anticipata in qualche modo qui nel versetto 1 del capitolo 1, ma il libro non è di sole visioni, anzi, per lo più il libro è di oracoli. Ne contiamo almeno 10, ve li do in rassegna, poi quando avrete il testo ritroverete questi riferimenti, a parte che chiunque di voi abbia già fatto scorrere proprio le pagine, anche in modo rapido avrà visto alcune formule che ritornano nel testo. Oracoli, ne contiamo 10, Amos 2, 11, ancora al versetto 16, capitolo 3, versetto 15, capitolo 4, versetto 3, capitolo 6, versetto 8 e poi ancora il versetto 14, capitolo 8, versetti 3 e 9, capitolo 9, versetti 7 e 8. Cosa intendo per oracoli? Prendiamo appunto 2.11, avete immediatamente un riferimento, nel senso che avete l'espressione esplicitamente posta nel testo all'oracolo del Signore. 10 ricorrenze di questa espressione, oracolo del Signore, dopo che Amos ha profetato, dopo che è stata rivolta al popolo la parola di Dio, ritorna questa espressione, oracoli del Signore, non visioni, oracoli. E poi ci sono ben 13 ricorrenze di un'espressione particolare, che è così dice il Signore. Quindi il libro di Amos, che viene presentato come un libro fatto di parole accostate alle visioni, in realtà ci pone 10 oracoli, ci pone 13 ricorrenze di parole parlate da Dio, parole parlate da Dio e riferite da Amos, il quale appunto chiosa o anticipa per introdurle questa espressione, no? Così dice il Signore. Amos 1.3, versetto 6 e 9, 11 e 13, sempre del primo capitolo, nel capitolo 2, versetti 1, 4, 6, i versetti 11 e 12 del capitolo 3, i versetti 3, 4 e 16 del capitolo 5. Ma non è tutto. Abbiamo ancora parole riconducibili al Signore e sistematicamente ricondotte da Amos al Signore. Cioè passaggi nel testo in cui esplicitamente Amos dice
dice il Signore. Vi risparmio qui le 16 ricorrenze, ripeto, perché mi sembra inutile dettarvele, le ritroverete poi sul foglio, no? Sulla dispensina che vi farò avere. Parole che Amos riferisce con la cura di sancire che così ha detto il Signore. E poi ancora, si aggiungono ripetuti inviti all'ascolto, non alla visione, all'ascolto. 6 ricorrenze. All'ascolto di parole di Dio attraverso il profeta e poi in alcuni passaggi anche direttamente. Quindi vedete un testo in cui si parla di visioni, di parole, ma in realtà se dovessimo, come dire, mettere i due termini di questa sinestesia sui piatti della bilancia avremmo una chiara prevalenza della parola. Della parola, dell'esigenza fondamentale dell'ascolto correlata alla parola. E non è un elemento, come dire, ininfluente rispetto all'interpretazione del testo per intero. E cerchiamo di capire quindi perché. Intanto tutta questa carrellata di riferimenti alla parola di Dio è ciò che Amos avrebbe visto, perché appunto parole che ebbe in visione. E poi lui, o chi per lui, o a nome suo, avrebbero poi messo per iscritto. Perché non dobbiamo dimenticare che Amos è il primo profeta di cui sono tramandati appunto gli scritti. Ma il passaggio dalla parola parlata a quella scritta è preceduto da un altro passaggio che è in atto in e con Amos e di cui Amos ci restituisce in questo testo con queste sottolineature significativa traccia. C'è un altro passaggio, prima della traduzione nello scritto della parola parlata, prima del passaggio dalla tradizione orale profetica a quella scritta, c'è un altro passaggio. È il passaggio che mette in gioco la Ruach con il Dabar. La Ruach con il Dabar. Prima di Amos, prevalentemente, i profeti sono appunto profeti della Ruach, profeti dello Spirito. Profeti afferrati, conquistati dallo Spirito di Dio, profeti che profetano attraverso, potremmo usare un'espressione un po' particolare, no? Questa possessione divina. Dio si impossessa del profeta attraverso il proprio spirito, che in qualche modo prende possesso del profeta, e a questo punto si presenta nella tradizione di Israele un problema: distinguere ad esempio il profeta dal pazzo, da colui che parla senza essere consapevoli di ciò che dice. E ci sono, ma non possiamo addentrarci in questo ambito, diversi passaggi anche in altri testi profetici dove questa preoccupazione viene, come dire, colta e viene accuratamente coltivata affinché questa confusione non si crei. Ruach e Dabar sono ambedue fonti della profezia nella Bibbia. E allora è interessante vedere qui come attraverso il gioco del rapporto tra la parola e la visione Amos ci dica come intende e cosa sta avvenendo nel suo testo relativamente al gioco appunto del rapporto tra Ruach e Dabar. Perché in effetti, come abbiamo visto prima, al di là delle visioni entra in gioco la parola e il rapporto tra la parola dell'uomo e la parola di Dio. Amos, anche nelle visioni, anche nel capitolo 7, anche quando come dire, narra le visioni avute, è interrogato da Dio sul significato delle visioni, che devono essere decifrate. Dio vuole verificare che Amos veda ciò che Dio gli rivela e perciò lo incalza. Versetti 8 e versetto 2 del capitolo rispettivamente 7 e 8, quindi 7,8 e 8,2, che cosa vedi Amos? Chiede Dio. Che cosa vedi, Amos? Chiede il signor Amos, e Amos deve rispondere descrivendo ciò che vede, traducendo in parole la visione. Questo è un primo elemento che appunto anche nei passi dove ricorrono le 5 visioni, nelle prime due appunto diventa determinante, perché è come se lo scritto di Amos ci dicesse che il profeta che vede potrebbe poi dirci, fraintendendo la visione.
Invece nel libro di Amos, Amos parla di un Dio che si mostra e mostra i suoi pensieri attraverso una visione, ma prima che questa visione diventi patrimonio di Amos e venga attraverso Amos veicolata agli altri destinatari, Dio chiede conto di ciò che Amos ha visto. Quindi la visione deve essere prima decodificata, e di questa trascrizione, dal codice visivo a quello verbale, poi seguirà la trascrizione che precede, quindi che è la trascrizione della redazione del libro, quindi la scrittura, e che in ultima istanza la rende possibile. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima ancora che avvenga la parola scritta, c'è questa parola parlata che deve essere però verificata da Dio affinché sia garantita la corrispondenza tra la parola parlata e la visione, la parola veduta, vista. La parola che traduce la visione rende possibile la parola scritta, che ne diviene il veicolo. È così che la Ruach si cristallizza in Davar. È così che la Ruach diventa parola. Questo è il passaggio dallo spirito all'interno del quale avviene l'incontro tra Dio e Amos e la parola parlata e poi la parola scritta. Ma così facendo, ciò che è eminentemente soggettivo nella dimensione della spiritualità, che per sua definizione è soggettiva, perché fa riferimento all'esperienza interiore del profeta rapito e che vede dentro di sé ciò che Dio gli rivela, si oggettivizza. L'elemento soggettivo del profeta, della Ruach, si oggettivizza nel Dabar della parola di Amos, verificata e garantita da Dio. E qui faccio ricorso a un, come dire, un maestro della profezia biblica, che è Ner, il quale dice che è proprio grazie a questa parola che si genera lo spazio del dialogo, che il dialogo appunto è lo spazio dove si incontrano due parole distinte, la parola dell'uomo e la parola di Dio. E dice Ner, in un passaggio dell'essenza del profetismo: la mantica deve occuparsi di un Dio che rifiuta ostinatamente di svelarsi. La mantica era l'arte divinatoria degli antichi, di quella profezia, dal nostro punto di vista che è biblico, pseudo profezia, che era appunto l'attività del veggente, che attraverso le viscere degli animali, piuttosto che dell'andamento delle nuvole o dei volatili in cielo, pretendeva di poter anticipare gli eventi, la sorte di una battaglia piuttosto che del raccolto. La mantica, quest'arte divinatoria, dice Ner, deve occuparsi di un Dio che rifiuta ostinatamente di rivelarsi. Questi sono gli indovini, no? I profeti che cercano di addentrarsi con questi mezzi alquanto, potremmo dire, improvvisati, che hanno una loro dignità dal punto di vista della cultura dell'uomo, ma nulla hanno a che vedere con la profezia biblica. Questi sono indovini che cercano appunto di insinuarsi nel pensiero di un Dio che non vuole rivelarsi. La Ruach profetica, invece, dice Ner, manifesta la volontà di una rivelazione. Attraverso la Ruach, quindi lo Spirito di Dio che parla attraverso i profeti, è evidente che, essendo il mittente Dio, e la Ruach appunto di Dio, c'è un'intenzione. Questo Dio vuole rivelarsi. Ma le modalità della rivelazione attraverso la Ruach non sono sufficienti perché quella rivelazione si compia aprendosi come spazio di incontro, di dialogo. E allora aggiunge Ner: il Davar è questa volontà di rivelazione in atto. La parola è questa volontà divina di rivelarsi in atto. Come se la Ruach lo fosse stata soltanto in potenza, mentre la parola è l'atto della rivelazione. Di fronte alla parola, l'uomo non deve più indovinare né presentire, ma obbedire, dice Ner. Essa è sì un mistero, ma non è più un segreto. Guardate la grandezza, no, di Ner in questa battuta conclusiva. La parola è sì un mistero,
perché la parola eccede la nostra, la parola di Dio eccede la nostra capacità di coglierla e di comprenderla, ma non la nostra capacità di introdurci in essa, di entrare in dialogo con lei. Perché un conto è l'eccedenza, il fatto che la parola di Dio trascende sempre la parola dell'uomo. E poi bisognerebbe appunto riflettere sul significato di questo trascendere. Ma non è un segreto, è un mistero, nel senso vero che questa parola ha. Perché nel linguaggio comune, e spesso anche nella catechesi, noi parliamo di mistero come qualcosa di inconoscibile. Invece il mistero è qualcosa di inesauribile, non di inconoscibile. E quindi Neer dice, la parola è sì un mistero, ma non è più un segreto. Diventa pubblica, ha una sua pubblicità nel rivelarsi all'uomo e nel rivelarsi attraverso i profeti che di questa Davar sono i primi interpreti. La dimensione della Ruach è tale per cui in essa Dio e uomo possono confondersi, mentre quando Dio parla si distingue dall'uomo. La parola di Dio e la parola dell'uomo sono due e sono distinte. Nella visione non c'è distinzione tra l'uomo che vede e Dio che si manifesta, perché nella visione è preponderante l'elemento soggettivo del vedente più che l'elemento oggettivo del visto. L'immagine del ventriloquo, io vi propongo questa immagine, no, del ventriloquo, è abbandonata sullo sfondo a favore di due distinti soggetti che conquistano la scena e animano il dialogo. Si inaugura così lo spazio del dialogo e il ventriloquo esce di scena. L'alleanza, la Berit, si iscrive in questa storia che presenta all'inizio una parola creatrice e che continua con una parola performante. La parola di Dio, appunto, dice Neer, è una parola che chiede obbedienza, è una parola che ci invita ad agire in un certo modo. Ed è importante allora cogliere questo aspetto in Amos, perché Amos appunto è il profeta della giustizia. Cosa chiede la parola di Dio? Come chiede di agire? Facendo cosa? Agendo cosa? E il riferimento alla Davar, che supera la Ruach, è qualcosa che noi abbiamo già in Genesi. Ecco perché insisto su questo elemento della parola creatrice. Perché nei primi versetti di Genesi abbiamo lo Spirito di Dio che aleggia sulle acque e la creazione non avviene attraverso il riferimento esclusivo allo Spirito, ma con il coinvolgimento attivo della parola di Dio che dice sia la luce, e la luce fu. Anche lì c'è un passaggio dalla Ruach al Davar, dallo Spirito alla parola. E poi questo elemento del riferimento alla creazione appunto ci servirà anche successivamente. Amos è preso da Dio nel mezzo del suo gregge. Amos 7,15, quando Amos descrive la propria vocazione, la propria chiamata, che avviene attraverso appunto la forza dirompente di Dio, è nel gregge. Dio lo strappa dal gregge, è da Dio costretto a profetizzare. I passaggi del capitolo 7 sono interessanti perché Amos, che risponde ad Amasia che gli sta intimando di allontanarsi, no? Dice: non ero profeta né figlio di profeta, ero un pastore raccoglitore di sicomori. Il Signore mi prese di dietro al bestiame e il Signore mi disse: va, profetizza al mio popolo Israele. Amos, che si sta presentando come un profeta del Davar, non è rapito da Dio diversamente da quanto avveniva per i profeti della Ruach. Cioè, quello che voglio dirvi è che la distinzione tra Ruach e Davar non introduce una distinzione tra la capacità di afferrare il profeta, capacità che è di Dio, e l'impotenza del profeta di sottrarsi a questo essere afferrato, a questo subire, no? In qualche modo la violenza. Amos la descrive in questi termini, ma basterebbe andare a vedere come ne parla Geremia o Ezechiele per vedere con quale veemenza il profeta si sente strappato, quasi violentato, no? Da questa parola che entra in lui. Appare quindi come rapito tanto quanto lo erano i profeti afferrati e posseduti dalla Ruach, ma in questo caso si tratta del Davar, cioè della parola di Dio, la quale agisce come un leone che afferra la sua preda. Bella questa immagine, no?
di dietro al bestiame, il Signore mi disse, viene catturato lì, la quale è atterrita ed impotente già all'udire il ruggito. Ecco allora l'immagine che ritorna in Amos, al versetto 2 del capitolo 1 e al versetto 8 del capitolo 3. Dio ruggisce, e la preda al solo sentire il ruggito di Dio è intimorita, è bloccata, e appunto il leone, proprio in quel momento, quando il solo udire il ruggito paralizza la preda, la afferra. In questo senso possiamo capire che e quanto la parola dei profeti, che è parola di Dio, è parola che continua a creare. I profeti, che sono appunto creati da questa parola, sono i continuatori dell'opera creatrice di Dio, perché questa parola viene reindirizzata ed è una parola creatrice essa stessa. Il profeta crea, continua a creare, a ricreare il rapporto tra il popolo di Dio e Dio stesso, crea e ricrea le dinamiche di questo rapporto, crea e ricrea il popolo che è chiamato alla conversione. Ma vedete, questa insistenza sulla creazione dovrebbe farci venire in mente gli inni a cui facevo riferimento prima, perché quegli inni evocano proprio il ruolo di Dio come creatore, oltre che come Signore della storia. La parola di Dio, infatti, aspetta ora una risposta e è creatrice perché inaugura una storia. L'alleanza, la Berit, si iscrive in questa storia. Non possiamo, non dobbiamo mai dimenticare che anche alle spalle di una profezia come quella di Amos, una profezia dirompente e violenta, una profezia che minaccia e annuncia il castigo, chi di voi ha già letto il testo appunto nella sua interezza avrà visto che questo è l'elemento fondamentale della profezia di Amos, annuncia castigo e punizione, c'è sempre l'orizzonte della Berit, della creazione, dell'alleanza e della creazione. Per dire in altri termini, non dobbiamo dimenticarci che quella annunciata da Amos è la punizione del Dio creatore. Questo è un elemento che non dobbiamo dimenticarci, perché questo è quello che ci consegna la redazione finale del testo. La redazione finale del testo ci consegna le parole di Amos alla luce del Dio creatore. Allo stesso tempo diventa gravido di senso il ripetersi dell'invito all'ascolto. Da un lato l'insistenza sulla parola di Dio, dall'altro sullo Shema, ascolta, perché quello è l'atto appunto fondativo del rapporto con Dio, ma è l'atto fondativo del popolo. Amos risponde alla parola di Dio facendo sua la parola di Dio. Le parole di Dio diventano le parole di Amos. Ecco la risposta di Amos, perché Amos risponde a queste parole. Inizia il dialogo, accetta la sfida e la sua prima risposta è far proprie le parole di Dio e riproporle. Egli le ripropone introducendole nel mondo e in un mondo determinato, spazio temporalmente circoscritto, in quella situazione particolare che il versetto 1 del capitolo ci restituisce al tempo di Ozia, re della Giudea, al tempo di Geroboamo, figlio di Joas, re di Israele, 2 anni prima del terremoto. Amos obbedisce a queste parole e chiede che a queste parole obbedisca pure Israele. Credo possa essere rilevante, in corrispondenza di questa centralità della parola di Dio, sottolineare che nonostante la ricercata giusta posizione formale tra le parole e la visione, l'accento cada poi su elementi appartenenti all'area dell'ascolto. Il verbo di Amos 1:2 è dire, cui segue riferimento al ruggito, infine al tuono voce, termine col, no, che ricorre. Al versetto 2, egli disse, il Signore ruggisce da Sion e da Gerusalemme fa udire la sua voce, col, voce, tuono. Ci sono tutti elementi che rimandano all'udito. Nonostante ci sia quel riferimento nel versetto 2, che chiama in causa invece la visione di che cosa? La visione dell'efficacia della parola. Qui teniamoci sullo sfondo Isaia 55, la parola di Dio non torna a Dio se non dopo aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. E ciò che la parola di Dio, proveniente da Sion, da Gerusalemme, produce è desolate le steppe dei pastori e inaridita la cima del Carmelo. Questa visione, appunto, che prefigura
il castigo e la punizione. In Amos 1.1 però c'è anche un altro elemento che importa recuperare per chiarire qualcosa della profezia e della profezia di Amos, storicamente situata. Perché sarebbe improponibile parlare di un profeta, comprendere il fenomeno della profezia biblica, prescindendo dalla storia che la profezia interpreta ed orienta, ma che potremmo dire in ultima istanza che la profezia crea. La tradizione ci dice che non è profezia la parola che non accade, che non si realizza. C'è un riferimento preciso, è Deuteronomio 18:22, il criterio per giudicare la parola profetica. Qual è? Che ciò che il profeta ha detto si realizzi. Ecco allora che nel primo versetto il riferimento al terremoto, contestualizzato e cronologicamente messo in rapporto alla profezia di Amos, ci dice che Amos parla 2 anni prima del terremoto. Quindi vuol dire che il terremoto segue di 2 anni la parola di Amos. E questo cosa significa? Che il terremoto di cui Amos parla nel testo si verifica. E quindi il versetto 1 non soltanto introduce il libro di Amos, ma ci dice: guardate quale complesso dinamismo tra Ruach e Dabar c'è dietro queste parole. Queste parole sono parole di Amos, ma in realtà sono parole / visioni di Dio, e queste parole sono profezia, perché si sono avverate. E allora una parola su questa immagine del terremoto, che ricorre in Amos 1.1, ma che ricorrerà poi al versetto 5 del capitolo 9, ma che è in qualche modo evocata ancor prima dell'ultimo capitolo, nel capitolo 8 per la precisione, al versetto 8, dove si parla del tremare della terra, che è un chiaro riferimento appunto a un evento tellurico, di un sisma. Che cos'è il terremoto? Il terremoto è il vacillare della terra, il tremare di ciò che ci sorregge. Si scuotono le fondamenta, leggiamo in alcuni profeti ma anche in alcuni salmi, le fondamenta della nostra esistenza terrena, e tutto ciò che abbiamo costruito è in pericolo. È una situazione di evidente appunto destabilizzazione, ma che diventa ancora più drammatica perché la terra è ciò che abbiamo di solito sotto i piedi. E la terra nell'immaginario biblico è proprio nella sua solidità ciò che ci consente di interpretare la fede. La solidità della terra è per l'ebreo la solidità di ciò su cui lui può camminare, su ciò che può su cui può scommettere. Emet, Emunah, che rimandano alla verità, alla fede, hanno come riferimento l'orizzonte semantico della solidità, ciò su cui posso poggiare. E allora è evidente che il riferimento al terremoto che troviamo in questi versetti mette in discussione non soltanto la stabilità della terra, ma la stabilità della parola di Dio. Il terremoto diventa metafora della affidabilità della parola di Dio e della affidabilità di Dio stesso. Detto in altri termini, l'immagine del terremoto è l'immagine del fatto che Dio, colui che per l'ebreo è affidabile, per cui la fede ebraica in ultima istanza si radica sulla fedeltà di Dio alla propria parola, è effettivamente ciò che viene messo in discussione, cioè la fedeltà di Dio alla propria parola. Ciò che viene messo in discussione attraverso l'immagine del terremoto è l'affidabilità di Dio, la sua fedeltà alla propria parola, che Israele ha conosciuto come parola di salvezza e che in questo momento con Amos invece viene messa in discussione. Il terremoto allora ci interroga, ci interpella, vacilla appunto forse la parola di Dio? L'ira di Dio, del Signore degli eserciti, espressione che ricorre frequentemente, mette in discussione il volto del Signore, del Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe e di Mosè. È questo forse che fa crescere in noi l'ansia e il disagio leggendo le pagine di Amos. La terra e lo spazio asciutto che Dio ha creato,
Ricordiamoci Genesi 1, versetti 10 e 13, che poi ha dato all'uomo perché lo abitasse, versetti 26, 28 e poi ancora 31 del capitolo 1. Questo spazio asciutto vacilla, è in discussione la sua stabilità effettiva o presunta. In ogni caso vacilla per volontà di Dio. E questo è il riconoscimento della potenza di Dio e della sua parola che ancora una volta rinvia allo sfondo della creazione e congiuntamente al Dio creatore che agisce sulla natura. Perché il Dio che provoca il terremoto è il Dio che agisce sulla natura in quanto Dio creatore, Signore della storia, ma creatore anche. Ecco allora che l'orizzonte della creazione non deve essere dimenticato, anzi rimane insistentemente in questi due versetti, il primo e il secondo del libro di Amos, sempre evocato attraverso questi rimandi indiretti. E è allora interessante, credo, cogliere anche un altro particolare. Quella parola di Dio che è stata rivolta ad Amos, a cui non si può sfuggire, perché non si può sfuggire appunto da preda al leone che ruggisce, che non si può non udire, prima ancora che gli uomini l'ascoltino, è percepita dalla natura. Questo è un, come dire, un fine elemento che Amos introduce nel versetto 2 del proprio libro. Sono desolate le steppe dei pastori e inaridita la cima del Carmelo. Prima ancora che l'uomo si faccia eco di questa parola, prima ancora che inizi l'oracolo contro Damasco, l'invettiva contro Damasco, chi ascolta la parola di Dio ancora prima dell'uomo è la natura. Prima degli uomini ne è affetta la natura, quella natura creata che, come direbbe Paolo, geme e soffre in attesa della liberazione dalla schiavitù della corruzione. Romani 8. E si noti poi il riferimento al Salmo 29, in cui abbiamo un inno alla potenza di Dio che si esplica attraverso il fondamentale tuono voce, quel col a cui facevo riferimento prima, che solitamente è la parola di Dio contro i nemici di Israele. Il fatto è che già in questo versetto appunto Amos presenta il tuono voce di Dio non rivolto solo contro gli avversari di Israele, ma poi anche contro Giuda e contro Israele stesso. L'onda d'urto della voce tonante di Dio renderà arida la terra promessa, e ciò conferisce sin da subito il senso del rovesciamento, del sovvertimento della prospettiva che anima l'alleanza. Detto questo, a partire dal testo, perché questo è ciò che emerge dai versetti 1 e 2, possiamo a questo punto introdurci nelle invettive contro Damasco, i Filistei, Tiro, Edom, Ammon, Moab, poi Giuda 2, 4, 5 e infine a quell'ottava invettiva che è contro Israele, che si presenta però come un oracolo più esteso. Allora, per fare un po' di sintesi, un po' di ordine all'interno di queste diverse invettive, ho provato a costruire la tabella che trovate sulla fotocopia in modo tale da darvi un elenco tutte e otto queste invettive, il che non significa che sono, perché incluse nello stesso elenco, da interpretare tutte allo stesso modo, come adesso poi vedremo la differenza che emerge già in Giuda e poi ancora di più nell'ottava contro Israele, la causa che produce l'invettiva e in corrispondenza la punizione. Ok? Allora, contro Damasco perché hanno trebbiato Galad con trebbie ferrate, e la punizione è fuoco contro i palazzi, morte dei regnanti, deportazione del popolo. Contro i Filistei, versetti 6-8 del capitolo 1, che hanno generato la deportazione di intere popolazioni, fuoco contro i palazzi e morte dei regnanti. Contro Tiro, anch'esso autore di deportazione contro popolazioni, ma anche il riferimento al tradimento di un'alleanza fraterna. E da questo punto di vista poi ci torniamo, nel senso che riprendiamo una a una queste invettive, cercando di capire anche il senso del tradimento dell'alleanza fraterna in questo caso. E qui avete che la punizione è fuoco contro i palazzi, sembra che l'azione punitiva di Dio in qualche modo si contenga, si trattenga. Infatti anche contro Edom, in cui emerge che la causa è l'inseguimento del fratello, che poi in realtà è Israele, come in realtà vale per Tiro con la spada, e di aver soffocato la pietà, conservato l'ira e lo sdegno, abbiamo soltanto il fuoco contro
i palazzi di Tiro. Si torna poi invece a parlare non solo di fuoco contro i palazzi, ma anche di esilio del re e dei comandanti, quando si arriva ad Ammon, 13 e 15 del capitolo 1, dove la causa è veramente qualcosa di incredibilmente atroce, perché si parla di sventramento delle donne incinte di Galad, al fine di estendere i confini. Quindi, vi ho messo tra parentesi, laddove la terra viene intesa come qualcosa di superiore alla vita, per cui per la terra posso sacrificare la vita, non soltanto della gestante, ma anche appunto della vita nascente. Poi ancora Moab, dove la descrizione si concentra sul fatto che hanno bruciato le ossa del re di Edom, e in questo caso la punizione diventa ancora più incisiva: fuoco contro i palazzi, morte di Moab e morte dei regnanti. E poi arriva l'invettiva contro Giuda, dove la causa è l'inosservanza della Torah e l'idolatria, e la punizione è fuoco contro i palazzi di Gerusalemme. In ultima istanza abbiamo l'invettiva contro Israele, che vedete occupa un ampio numero di versetti dal 6 al 16, e dove le cause sono multiple, sono plurime. Abbiamo una vendita del giusto per denaro, dove il denaro appunto vale più della vita, una vendita del povero per dei sandali, dove gli oggetti valgono più della vita, dove i miseri smarriscono la via, il cammino. Interessante qui il riferimento alla via e al cammino come metafora della Torah. Promiscuità sessuale, il padre e il figlio che vanno con la stessa donna, profanazione del nome per l'uso indebito dei beni confiscati e per l'atteggiamento e il comportamento che all'interno del Tempio alcuni mantengono. Poi il vino dato ai Nazirei, così come l'impedimento frapposto ai profeti perché si vuole impedire loro di profetare. E la punizione è questo affondare nella terra, evidente allusione al discorso del terremoto che abbiamo fatto prima. Vi faccio notare però una cosa per chiudere sulla tabella. È interessante che le due punizioni meno cruente sono indirizzate a Tiro e ad Edom, che hanno fatto qualcosa contro Israele. Perché vi dico questo? Perché andando a rileggere il testo, no? Amos 1, 9, 10, troviamo, così dice il Signore, per tre misfatti di Tiro e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno deportato popolazioni intere a Edom senza ricordare l'alleanza fraterna. Se vado a vedere i versetti 11 e 12, quindi manderò il fuoco alle mura di Tiro e divorerò i suoi palazzi. Se andiamo a vedere i versetti successivi, abbiamo, così dice il Signore, per tre misfatti di Edom e per quattro non revocherò il mio decreto di condanna. Vedete questa formula, no? Che ricorre in tutte le invettive, cambia soltanto il destinatario che viene citato, perché ha inseguito con la spada suo fratello e ha soffocato la pietà verso di lui, perché la sua ira ha sbranato senza fine e ha conservato lo sdegno per sempre. Per questo manderò il fuoco a Teman e divorerà i palazzi di Bosra. Ma questi riferimenti al patto fraterno che ricorrono appunto in queste due invettive, cosa significano? Perché Tiro è citato come fratello di qualcuno e fratello di chi? Allora, il rapporto di fraternità sia di Tiro che di Edom è proprio con Israele. Per quanto riguarda Tiro, i riferimenti che noi abbiamo sono Primo Re 5:26 e 9:13, dove si fa riferimento proprio al rapporto di fraternità evocato attraverso poche parole tra Tiro e Israele. E ancora più, sempre nel primo libro dei Re, capitolo 16, versetto 31, dove Acab sposa Jezabele, che è figlia del re di Tiro, e quindi si crea una parentela tra Tiro e Israele. Per quanto riguarda Edom, Israele è il fratello di Edom in forza di Genesi 25:21, ma anche poi di 24, quindi versetti 21-24, 29-30. Quindi è evidente che l'azione di Dio contro queste nazioni diventa meno cruente laddove queste nazioni hanno colpito Israele. Questa è una cosa interessante, perché leggendo tra le righe di queste invettive si capisce
che c'è un elemento contenutistico e non soltanto retorico, perché poi la costruzione retorica di questa sequenza di denunce e di punizioni, no? Inflitte, spinge verso Giuda e verso Israele, perché sono gli elementi apicali in cui questa sequenza poi trova il proprio compimento. Ma c'è un elemento contenutistico che rafforza questa struttura retorica. L'elemento contenutistico che ci dice che la punizione di Dio colpisce sì le altre nazioni, ma al contrario di quanto è sempre accaduto, non colpisce duramente i nemici di Israele. Quelli che hanno in qualche modo compiuto contro Israele qualcosa sono per alcuni aspetti risparmiati più di altri. Contro di loro solo il fuoco, non si va a colpire a morte nessuno. Non si va a colpire a morte nessuno. E neanche ad esiliare, come invece accade per anni. In questa serie di invece, quindi emerge chiaramente qual è l'intento del testo di questa serie di invettive. L'intento è di indicare Israele come ultimo destinatario dell'azione punitiva. Dicevo che queste invettive, anche per la loro struttura e per i termini che ricorrono, impongono sulla scena un uso massiccio della metafora giuridica, che è tratto saliente della letteratura profetica, ma che in Amos assume un ruolo particolarmente significativo, perché, almeno dal mio modestissimo punto di vista, ne va della comprensione della versione del testo nella sua redazione definitiva. Cioè, in altri termini, la specificità della metafora giuridica deve essere compresa recuperando la distinzione tra le diverse forme di amministrazione della giustizia che erano in uso presso il popolo di Israele, che la Torah attesta e di cui Amos ci lascia traccia. E adesso cerchiamo di capire qual è il significato di queste distinzioni. Però stiamo già toccando un problema, anzi il problema del libro di Amos, che è il profeta della giustizia. Chi di noi legge il testo di Amos, di primo acchito identifica Amos con il profeta della giustizia, perché Amos vuole ripristinare una giustizia che in Israele è stata violata. Ma l'inizio del testo di Amos ci presenta una prospettiva diversa. Il primo intervento è sulle popolazioni vicine ad Israele, quindi verso l'esterno, e su questo elemento torneremo. La seconda cosa è che anche questa è amministrazione della giustizia, perché non soltanto Amos pone il problema dell'amministrazione della giustizia da parte dei giudici, da parte del re, da parte dei sacerdoti all'interno di Israele, ma pone il problema dell'amministrazione della giustizia a livello internazionale e soltanto in seconda battuta a livello nazionale, di politica interna per intenderci. Già Amos 1.3, 2.16 pone in evidenza una particolare articolazione degli oracoli e del ruolo di Dio nei confronti dei destinatari degli oracoli stessi, che sono appunto queste popolazioni straniere. Chi parla, Dio, esprime un giudizio di condanna a seguito della constatazione di un crimine perpetuato dal condannato contro terzi. Damasco contro Galat, Gaza contro popolazioni non meglio precisate, Tiro contro popolazioni non meglio precisate ma comunque anche contro Israele, Edom contro Israele, Ammon contro Galat, Moab contro Edom. Due contendenti. Di fronte a questa contesa Dio prende posizione come soggetto giudicante terzo, super partes. Dio assume quindi inequivocabilmente, in questa descrizione che Amos sta facendo, la funzione di giudice, che dinanzi ad una causa che vede un imputato ed una parte lesa, interviene per ristabilire la giustizia, o almeno per liberare la parte lesa dall'oppressione del colpevole. Che impianto è questo? Cioè, dobbiamo chiederci, l'immagine che Amos ci sta dando dell'amministrazione della giustizia per mano di Dio, a quale istituto giuridico rimanda? Questo è il giudizio, il processo forense. Questa è la descrizione del Mishpat, che non è il Rib. Quindi poi su questa cosa torneremo.
Perché? Perché nel giudizio, nel processo forense, abbiamo un giudice che deve garantire terzietà, imparzialità, che interviene in una disputa per ripristinare lo status quo ante il reato. Tale impianto non cambia neppure nell'oracolo contro Israele, che si rende colpevole di sopruso contro i poveri. Attenzione, perché vi sto dicendo una cosa che potrebbe magari lasciare perplessi qualcuno, cioè anche nella parte dell'ottava invettiva abbiamo la stessa struttura, abbiamo l'amministrazione della giustizia in Israele che è imputata, la parte lesa sono i poveri in tutte le varie forme fino agli Anawim, e il giudice è Dio, parte lesa il popolo, imputato colui che deve amministrare la giustizia. Diversa la situazione invece è rispetto a Giuda, perché abbiamo visto prima che lì il discorso si complica. L'istituto giuridico del Mishpat, cioè del Dio giudice terzo che come dire, sistema le cose, aggiusta ciò che è stato rotto attraverso il reato, non vale più, perché lì Dio in qualche modo, ci dicono gli esegeti, prende, è lui stesso parte in causa, quindi non può essere giudice, perché Giuda ha rifiutato la Torah e ha commesso il peccato di idolatria. E guardate che da questo punto di vista è interessante quanto paradossale il fatto che, nonostante si dica che Amos sia contro Israele, in realtà è Giuda la sua terra di provenienza, quella contro cui si configura il reato peggiore. Però su questo elemento poi torneremo. Sono introdotte appunto le denunce delle colpe e l'annuncio delle punizioni. È chiaro quindi che Dio assume il ruolo di giudice, e questo ruolo non è nuovo nella Torah. Il Signore è re di tutta la terra e in quanto tale giudice di tutti i popoli, di tutte le genti. Basti andare a vedere il versetto 25 del capitolo 18 di Genesi, oppure il primo libro dei Re, 8:32, Salmo 7, e una sfilza di Salmi, ve ne cito qualcuno, 82 e 94, abbiamo letto prima il 33 nella preghiera introduttiva. Si pensi anche al cantico di Mosè, versetto 4 del capitolo 32 del Deuteronomio. Dio è giusto ed ogni sua azione è benefica. Intanto Amos ci dice che Dio è giusto, ogni sua azione è benefica, non soltanto entro i confini di Israele, ma anche ad extra. Non si dimentichi poi che nell'antico Vicino Oriente i re sono designati dal Dio della giustizia per amministrare la giustizia stessa, e la stessa cosa vale anche per Israele, il quale presenta tre distinti livelli di giurisdizione. C'è una giurisdizione civile, una religiosa e una politica. La prima, quella civile, è affidata agli anziani, che sono le porte della città e amministrano la giustizia nel tribunale locale. Si vada a vedere Deuteronomio 21:9 per avere un riferimento, ma ce ne sono anche altri. C'è il livello di giurisdizione religiosa, e quindi sono i sacerdoti ad essere gravati dall'onere di amministrare la giustizia, e esplicano questo compito nel santuario di Gerusalemme, numeri 5, 15, 28. E poi c'è il livello politico, il re, che è quasi una sorta di corte di appello, prima Samuele 8:20. Ma la cosa interessante, che diventa importante per capire Amos, è che in realtà ciascun ebreo che ha un compito pubblico, che deve in qualche modo gestire, interpretare una carica pubblica, ha la funzione giurisprudenziale. Quindi ogni volta in cui un ebreo si trova a dover dirimere una disputa, ne è coinvolto come parte lesa, o dovrebbe rispondere a questa funzione che Dio gli ha attribuito. Ogni ebreo dovrebbe amministrare la giustizia. È altrettanto vero però che abbiamo una dimensione privilegiata appunto di questa amministrazione della giustizia nel processo forense. E è interessante notare, perché questo elemento poi ci aiuta ad illuminare il discorso sul giorno del giudizio, sul giorno del Signore, che il processo nella cultura ebraica deve concludersi sempre con una condanna.
sempre con una condanna. La cosa interessante è capire in cosa consiste questa condanna. Perché? Perché o è condannato il colpevole, l'imputato, meglio, oppure è condannato l'accusatore. Si vada a vedere Deuteronomio 19, 18, 20. L'accusatore che ha falsamente denunciato qualcuno, il suo fratello, se questo è appurato nel processo, verrà punito, quindi condannato, con la medesima pena che lui ha chiesto per il fratello denunciato. Questo è un elemento importante perché ci illumina sul concetto del giorno del giudizio, del giorno del Signore. Sempre deve essere espressa una condanna nell'ordinamento giuridico ebraico. Ancora più interessante è poi il ruolo del re come corte d'appello, alla quale rivolgersi quando i gradi inferiori di giudizio abbiano fallito, perché l'eventuale fallimento crea un vulnus che deve essere sanato, in quanto l'amministrazione della giustizia non ha a che fare soltanto con il caso specifico dibattuto. Noi non dobbiamo dimenticare che, e vi leggo una fulminante, come dire, frase di Bovati, che recentemente ha pubblicato un librettino discutibile per altri aspetti ma interessante per quanto riguarda il nostro discorso: vie della giustizia secondo la Bibbia, sistema giudiziario e procedure per la riconciliazione. Dice: la decisione giurisprudenziale ha un duplice effetto, ognuno di grande rilevanza. In primo luogo decreta la vita e la morte, in senso lato, chiaramente, di un individuo o di una collettività. Si vada a vedere appunto la condanna a morte in alcuni casi, che Dio esprime come giudice terzo nella diatriba tra popoli stranieri. In secondo luogo determina più largamente nella società un indirizzo culturale e pratico dal valore normativo, poiché la sentenza del giudice crea quel precedente che gradualmente si impone come legge e costume per tutti. Quindi sanare l'eventuale vulnus prodotto dalla mala amministrazione della giustizia è fondamentale, non soltanto per far giustizia all'innocente, a colui che subisce il torto, eccetera, ma è fondamentale, per dirla con i termini del diritto moderno, per il discorso del diritto consuetudinario o della norma che si crea a partire dalle sentenze che costituiscono precedente nell'ambito della letteratura giuridica. Per cui l'amministrazione della giustizia diventa essa stessa costruzione della giustizia. Ecco perché, prima ancora di, come dire, farvi vedere Amos come il profeta della giustizia che protesta per l'innocente che è, passatemi il termine, cornuto e mazziato, importante cogliere il fatto che Amos si occupi anche di questa giustizia che troppo frequentemente, quando si legge Amos, finisce in secondo piano o addirittura viene ignorata: l'amministrazione della giustizia, di fronte alla quale l'ultima persona, l'ultima istanza che può rimediare è il re o Dio. Il re o Dio. È proprio l'inadeguatezza, con colpo o con dolo, dei giudici umani a rendere necessario l'intervento giudicante di Dio. Dio si erge a giudice instaurando il proprio tribunale per punire i malfattori e coloro che li hanno assolti, quindi anche i giudici corrotti che hanno di fatto, come si legge nei versetti di Amos, contribuito ad arrecare un ulteriore danno alla vittima, salvando gli innocenti ingiustamente condannati. A maggior ragione, quindi, le caratteristiche del giudice sono attribuite al giudice sommo che è Dio. Isaia 30:18, istanza suprema alla quale nessun colpevole può resistere. Dio è il giudice che ha in sé tutte le caratteristiche dei giudici in sommo grado. In Amos 1:2 il mondo è descritto come teatro di violenze, di atrocità inaudite che reclamano l'intervento di Dio, quale supremo sovrano che interviene ben oltre i confini di Israele, in un consesso internazionale, che evidenzia, permettetemi di sottolinearlo, un universalismo del problema della giustizia e della sua amministrazione, che in Amos è evidente e che dovremmo ricordarci ogni qualvolta in cui parliamo di Israele e della religione ebraica come religione nazionale. E qui, come dire, soltanto in terza, quarta, forse quinta battuta contano i precetti noachici piuttosto che
ancora più lontanamente Esodo 20 piuttosto che Deuteronomio 5. Cioè, qui il discorso è di un universalismo del Dio giudice che non fa distinzione tra Israele e gli altri popoli, laddove si commette ingiustizia. Allora, soprassiedo rapidamente su precisazioni legate ad altre invettive contro Damasco e contro Gaza. Sulla trebbiatura vi do come riferimento Isaia 21:10, che merita di essere rivisto, perché quell'immagine del trebbiare Galad con trebbie ferrate insiste sulla volontà di distruzione completa di un popolo. E una battuta mi sia concessa per quanto riguarda l'invettiva contro Ammon. Questa ci torna utile anche nel proseguo dell'incontro e sabato prossimo. Il reato di cui Ammon è accusato è gravissimo. Subordina la vita allo spazio. Ma, come dire, qui c'è un'ulteriore gravità che è legata al fatto che l'uccisione della donna e del feto che porta in grembo è un'azione radicale contro ogni possibilità di futuro. Perché io sto uccidendo la vita presente, ma anche la vita futura. Ed è ancora più interessante questa cosa, perché se noi andassimo a vedere Esodo 21:22, scusate, vi faccio fare un po' di esercizio di polpastrelli. Esodo 21, chiedo anche anticipatamente scusa per la discrepanza nella traduzione che eventualmente sentiste, perché quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta così da farla abortire, versetto 22, scusate. Quando alcuni uomini rissano e urtano una donna incinta così da farla abortire, se non vi è altra disgrazia, legasi se non muore la donna, si esigerà un'ammenda secondo quanto imporrà il marito della donna e il colpevole pagherà attraverso un arbitrato. Quindi in realtà se muore soltanto il feto e la fonte di vita, la donna, rimane in vita, posso, come dire, con un'ammenda risolvere il problema. Ma se segue una disgrazia, allora pagherai vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, piede per piede, bruciatura per bruciatura, ferita per ferita, livido per livido. L'insistenza sulla legge del taglione in questo caso, no? Vita per vita, bruciatura. Che vi fa capire quanto fosse importante il momento della gestazione per Israele, che però privilegiava la vita della donna rispetto a quella del nascituro. Qui invece abbiamo un mutamento di prospettiva. L'atto è atroce perché appunto impedisce la vita futura. Cioè impedisce che cosa? Impedisce ogni forma di riscatto, ogni forma di riparazione, impedisce ogni forma di possibile perdono anche, che il figlio può esprimere nei confronti del torto subito dal padre o dalla madre. Questa cosa so che è provocatoria, ma ci serve per capire come in Amos si mischino alcune prospettive anche innovative rispetto a quanto siamo soliti appunto intendere. E si arriva in questo modo appunto alla invettiva contro Israele. Abbiamo già detto che rispetto a quella di Giuda, versetti 4-5, il peccato è l'inosservanza dei precetti, il rifiuto della Torah e l'idolatria. Su questa torneremo sabato prossimo. Voglio farvi vedere però, prima di fare la pausa, se mi date proprio due minuti, il fatto che anche stilisticamente, oltre che contenutisticamente, dal versetto 6 del capitolo 2, ma ancora di più a partire dal capitolo 3, la prospettiva del cosiddetto processo forense del Mishpat cambia, perché la parte in causa prima con Giuda e poi con Israele a partire dal capitolo 3 è Dio stesso. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che
si esce dall'orizzonte del processo forense, Dio non appare più come giudice terzo super partes che valuta e discerne, perché Dio prende il ruolo della parte lesa, che si rivolge immediatamente all'altra parte, cioè senza far ricorso ad un giudice terzo. E questa è una forma di amministrazione della giustizia che si affianca al mishpat, ma si differenzia dal processo forense, perché appunto, lo chiamavo prima, è il RIB. Va detto, quindi cos'è il RIB? È una, potremmo dire, disputa, controversia bilaterale. Noi la conosciamo questa formula, come dire, so che per molti potrebbe essere evocazione di scenari tristi, ma laddove abbiamo il divorzio consensuale, cosa accade tra uomo e donna? Non si ricorre al giudice, non si va appunto in via giudiziale, ci si accorda tra le parti e l'unica cosa che il giudice fa è ratificare, quindi in realtà l'amministrazione di quel divorzio non è di competenza del giudice, ma rimane gestita completamente. Il RIB è qualcosa di molto simile, cioè la parte lesa e l'imputato sono in un rapporto tale da sbrigarsela da soli, senza ricorrere appunto a un giudice terzo. Questo è un istituto giurisprudenziale previsto dall'ordinamento giuridico di Israele. Ma va detto immediatamente che perché possa realizzarsi il RIB è necessario che tra i due contendenti ci sia un vincolo di reciproca appartenenza. Padre, figlio, padre, figlia, marito, moglie. Tale vincolo obbliga le parti in causa a riconoscersi, ad attribuirsi reciprocamente una certa autorità, carica queste parti di obblighi e di doveri. È evidente che quando parliamo di un RIB intentato da Dio contro il suo imputato, questo rapporto di reciproca dipendenza non può che essere l'alleanza. Tale vincolo, appunto nel RIB che vede Dio e Israele in causa, è l'alleanza, che ne costituisce la condizione di possibilità e la cornice relazionale fondativa. Il RIB è possibile laddove c'è una relazione, dove c'è un coinvolgimento affettivo, dove ci sono vincoli di natura, e si propone di ripristinarli nel momento drammatico in cui uno dei due partner ritiene che gli sia stato fatto un grave torto. È escluso l'intervento di un terzo soggetto, l'esito della controversia bilaterale è interamente nelle mani dei due contendenti. Inaugura questo appunto un diverso ambito giurisprudenziale e una diversa dinamica procedurale. Cosa voglio dire? Voglio dire che il RIB mira soprattutto a ripristinare la qualità originaria della relazione, cioè alla parte lesa che chiama in causa l'imputato senza ricorrere al tribunale, al giudice terzo, non importa la condanna a morte, anzi, tutt'altro, interessa che l'imputato si ravveda e torni nella qualità relazionale precedente la rottura di questa relazione. E questo è, come dire, ciò che caratterizza l'invettiva contro Israele e appunto in qualche modo anche quella di contro Giuda. Sul RIB vi ha già detto qualcosa Luca Moscatelli, quindi non sto ad addentrarmi oltre, diciamo, in questa dinamica. Poi cercheremo di capire quanto diventa importante nella comprensione dell'intero testo di Amos. L'altra cosa che mi diceva Beppe era di chiarire appunto la differenza rispetto tra Giuda e Israele, che io ho dato per scontato, quindi non ho dato per scontato ciò che avrei potuto dare per scontato, e invece nel senso che come dire, voi sapete che a un certo punto nella storia di Israele c'è questa strutturazione bipartita della cosiddetta terra promessa, con il regno di Israele al nord con capitale Samaria e il regno di Giuda al sud con capitale Gerusalemme. Per cui Amos, cosa che non ho detto prima ma che può essere utile a questo punto per meglio capire queste dinamiche, proviene da Giuda e lancerebbe appunto questa invettiva, questo oracolo contro Israele.
La cosa diventa significativa quanto paradossale perché abbiamo, come dire, colui che riconosce la legittimità dell'unico tempio di Gerusalemme nel regno di Giuda, che si accanisce appunto contro il regno di Israele, che voi sapete per vicissitudini diventa in qualche modo l'alter ego a Samaria sul Monte Garizim del tempio su Sinai, cioè il tempio di Gerusalemme, quasi a contrapporsi. Nello stesso tempo però, ed è questa la dimensione di paradossalità, come vi ho indicato prima, l'oracolo contro Giuda sembra essere quello in cui più radicalmente viene messa in discussione, con indicazione di due peccati che sono straordinariamente gravi nell'ottica della Torah, il rapporto manchevole della terra d'origine di Amos, ancor più che rispetto di Israele. Allora, per cercare di, come dire, arrivare a qualche altro elemento che ci servirà sabato prossimo, vediamo, non chiaramente versetto per versetto, ma alcuni passaggi e del capitolo 2, versetti 6-16 di Amos, e del capitolo almeno 3, adesso vediamo se fin dove riusciamo a fare qualche riferimento che può tornarci utile. Nel senso che in questa parte del testo troviamo l'oracolo contro Israele al versetto 6: per 3 misfatti di Israele, per 4 non revocherò il mio decreto di condanna, perché hanno venduto il giusto per denaro e il povero per un paio di sandali. Essi che calpestano come polvere della terra la testa dei poveri e fanno deviare il cammino dei miseri, e padre e figlio vanno dalla stessa ragazza, profanando così il mio santo nome. Su vesti prese come pegno si stendono presso ogni altare, bevono il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio. Eppure io ho sterminato davanti a loro l'amorreo, la cui statura era come quella dei cedri e la forza come quella della quercia. Ho strappato i suoi frutti in alto e le sue radici di sotto. Io vi ho fatto salire dalla terra d'Egitto e vi ho condotto per 40 anni nel deserto per darvi in possesso la terra dell'amorreo. Ho fatto sorgere profeti fra i vostri figli e nazirei fra i vostri giovani. Non è forse così, o figli di Israele? Oracolo del Signore. Ma voi avete fatto bere vino ai nazirei e ai profeti avete ordinato non profetate. Ecco, vi farò affondare nella terra, come affonda un carro quando è tutto carico di covoni. Allora nemmeno l'uomo agile potrà fuggire, né l'uomo forte usare la sua forza. Il prode non salverà la sua vita, né l'arciere resisterà. Non si salverà il corridore, né il cavaliere salverà la sua vita. Il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno. Oracolo del Signore. Da notare qui, come dire, la modalità con cui si alternino, affastellandosi l'un l'altro, il fare il bene di Dio e il comportamento manchevole che si traduce nel fare il male addirittura da parte di Israele, non con un ordine tanto preciso, ma che indica ancora di più, quindi a maggior ragione, l'aggrovigliarsi della giustizia esercitata da Dio e dalla mala giustizia esercitata dall'uomo. Vedete però anche il fatto che Israele, come si diceva a partire appunto dalla prospettiva del Rib, è l'interlocutore diretto di Dio, che è parte lesa. Non sto, come dire, a riprendere nel dettaglio le accuse, però è evidente che ce ne sono alcune di carattere sociale, sono quelle legate proprio alla vendita del giusto per denaro, al povero per un paio di sandali, ma io aggiungerei anche il calpestare come la polvere della terra la testa dei poveri, la quale accusa in realtà immediatamente evoca un rilievo di tipo religioso e quindi che si accosta anche a una denuncia di misfatti di tipo cultuale, cioè legati al culto, che sono quelli successivi, fanno vedere padre e figlio vanno alla stessa ragazza profanando così il mio santo nome, oppure le vesti e il vino confiscato come ammenda nella casa del loro Dio, perché questo riferimento ai poveri, come anticipavo prima, suggerisce non soltanto il misfatto di Israele, ma anche una conseguenza, che è quella di allontanare gli innocenti, i poveri, i bisognosi, coloro che si recano dal giudice per chiedere giustizia, dalla via
dalla via retta, potremmo dirla. Cioè, è proprio il discorso che si faceva prima citando Bovati. La mala amministrazione della giustizia provoca una disarticolazione della solidarietà, della coesione sociale, provoca una decomposizione di questa coesione sociale e provoca lo smarrimento, non soltanto de facto, ma diremmo anche per quanto riguarda la forma mentis del povero, che non si ritrova più in quel contesto in cui, nonostante la parola di Dio, giustizia non è fatta. Ancora, appunto, le altre accuse che sono di tipo cultuale, vi dicevo, ma come dire, in questo caso, al di là del problematico rapporto, perché non è così specificato nel testo, di un riferimento vago alla prostituzione sacra, il problema è quello previsto dalla normativa rispetto al rapporto con le donne israelite, ma anche con le schiave, che la Torah norma in modo sistematico, cercando di, come dire, far comprendere al popolo che anche di fronte alla schiava non ci deve essere promiscuità, perché le nudità del padre non entrino appunto nell'orizzonte dell'esperienza del figlio e viceversa, e quindi non ci può essere una donna in comune, a prescindere direi anche dalla prostituzione sacra, che molti esegeti comunque evocano come primo riferimento esplicativo di questa. Mentre il gozzovigliare nella casa di Dio, se mi passate questo termine, è ancora più significativo, perché la Torah prevede momenti di gioia nella casa di Dio, ma momenti di gioia legati al fatto che anche sul piano cultuale, di riflesso rispetto all'esercizio della giustizia, all'applicazione dei 613 mitzvot piuttosto che della Torah genericamente intesa, il popolo possa fare festa con Dio e per Dio della pace, della serenità, della prosperità che questo produce, non invece in chiave autoreferenziale, individualista o egoista che dir si voglia. Di fronte a questo agire male del popolo, che tocca tutte queste dimensioni, quella sociale, quella culturale, quindi quella religiosa e anche quella politica, perché abbiamo detto che è il re a rispondere della mala amministrazione della giustizia nei gradi inferiori di giudizio, l'oracolo contrappone l'agire salvifico di Dio, evocando chiaramente l'Esodo, esplicitamente richiamato al versetto 10 con quel salire dalla terra d'Egitto verso appunto Gerusalemme, ma anche l'azione di Dio nella storia attraverso questa bella immagine della sconfitta degli amorrei, che vengono paragonati ai cedri e che sono in qualche modo colpiti nelle loro manifestazioni come dire, più appariscenti, la parte alta del cedro, la fronda eccetera, quanto nelle radici, perché la terra è in qualche modo scossa quando io vado a sradicare chi, gli amorrei in questo caso, era già possessore della terra promessa, per ripiantarvi Israele, evocazione anche dell'immagine della vigna che immediatamente dovrebbe venirci alla mente. E poi abbiamo un riferimento che diventa ancora più prezioso per Amos stesso, perché abbiamo già visto prima come Amasia impedisca ad Amos di profetare, e il rimprovero che Dio rivolge a Israele al versetto 12 è proprio questo: al pari dei Nazirei, che dovrebbero essere nel pieno del loro vigore per difendere il popolo di Israele e per interpretare la forza, la lucidità, la prestanza anche fisica, vengono invece intontiti dal vino, e i profeti a cui viene imposto di non profetare. Quindi a cosa stiamo assistendo? Stiamo assistendo al fatto che come dire, ciò che Dio ha dato al popolo di Israele è effettivamente mal amministrato. Che questo evochi il discorso di Genesi è assolutamente chiaro, non soltanto per il tradimento della Torah, rimproverato anche a Giuda, ma per il fatto che l'uomo è individuato già a partire dalla Genesi come amministratore del creato.
E quindi c'è appunto un rimprovero che ha la sua radice ultima ancora nella prospettiva creaturale, di fronte alla quale l'uomo è amministratore delegato di Dio su questa terra, non soltanto nei confronti della natura, ma anche nei confronti del fratello. Quindi Caino fino a Giuseppe, per chiudere la Genesi. E ci sono queste belle immagini, al di là del "vi farò affondare nella terra" che abbiamo già citato, come affonda un carro quando è tutto carico di covoni. Il carro carico di covoni è l'immagine della prosperità di Israele, della prosperità storicamente realizzatasi, perché quando Amos profetizza siamo in un momento di pace, neanche tanto relativa, in cui gli affari vanno bene e la ricchezza cresce, solo che cresce la ricchezza di pochi rispetto alla povertà diffusa. Ma aspettavo questa battuta. No, la divaricazione della forbice, come accade appunto ai nostri giorni, è il dato economico e sociale rilevante contro cui appunto poi Amos si scaglia. La cosa interessante è che questo carro carico di covoni, che è simbolo della prosperità, è il simbolo della prosperità non soltanto legata a quel frangente storico, economico, sociale, ma che è esso stesso il frutto della parola benedicente di Dio, cioè della benedizione. Israele può godere di questa prosperità perché è benedetto, perché è Israele, cioè il popolo eletto. Il fatto è che questo carico di covoni, il carro carico di covoni, che è simbolo di questa prosperità, diventa, ecco perché è centrale questa immagine, il motivo con cui Dio spiega l'affossamento di Israele. Ciò che era il premio, ciò che era il frutto della benedizione, diventa esso stesso la causa, il modo, la modalità della condanna, il castigo. E quindi cos'è che sta descrivendo Amos? Qui e poi ancora nel capitolo 3, laddove al versetto 2 c'è quel riferimento chiaro al verbo "soltanto voi ho conosciuto Yadah", che rimanda appunto all'orizzonte di una conoscenza che è una elezione, ma è un rapporto di amore, che l'elezione di Israele dà sicurezza qual era, e ripensiamo appunto all'immagine del terremoto, della terra che abbiamo citato prima, diventa motivo di condanna. C'è un rovesciamento. Ciò che garantiva la sicurezza di Israele, l'elezione, diventa appunto l'aggravante che fa scattare la condanna nei suoi confronti. Simbolo del rovesciamento, delle chiavi interpretative del rapporto tra Dio e popolo. Questo è il carro carico di covoni. L'elezione diventa aggravante, diventa motivo di giudizio, di accusa e di condanna. Ci sono alcune altre immagini su cui vale la pena soffermarsi almeno per un secondo. Quella dell'arciere, quella del prode che non salva la vita, del cavaliere che non salverà la propria. Ma al versetto 16 c'è questa immagine, e tra l'altro, adesso en passant, ma giusto per sottolinearlo, tutte queste immagini danno conto di una sorta di legge del contrappasso che, come dire, per chi come noi proviene dalla Divina Commedia è qualcosa di conosciuto già. Ma perché appunto ciò che di fatto dovrebbe rappresentare la forza diventa l'arma con cui il soggetto patisce, a causa della quale il soggetto patisce. Versetto 16: il più coraggioso fra i prodi fuggirà nudo in quel giorno. A me piace molto questa immagine di nudità perché veicola più di un significato, è carica di appunto valenze semantiche diverse. La nudità è il disvelamento, è lo smascheramento, ed è tanto importante questa immagine in Amos, perché la mala amministrazione della giustizia è celata dietro la prosperità economica e dietro il culto che non regredisce nelle sue forme. Anzi, Amos descrive un culto che viene potenziato, un culto, come dire, che prolifica, che assume le forme più sgargianti, che è ripetuto, per cui in realtà il potere religioso non figura come sofferente, anzi, in questa situazione il potere religioso sembra rinvigorito. Il problema è che questo appunto è una maschera che cela un tarlo che lavora dietro
è sotto, dentro il potere politico e quello religioso, e in realtà ne dice la vacuità, nonostante questa opera di maquillage continuo. La nudità però ci rimanda anche a Genesi 2:25 e Genesi 3:7, dove appunto abbiamo l'uomo che, e la donna che, pur essendo originariamente nudi, inizialmente non si sentono a disagio per questa cosa, e quando invece rompono l'alleanza, in questo caso appunto diremmo adamitica, no? Con Dio, si scoprono nudi e quindi si nascondono, in qualche modo fuggono. E questo è interessante perché chiaramente evoca il rovesciamento della situazione edenica e la rottura dell'alleanza che qui si ripete. Là sarà ancora Dio a procurare le pelli e i vestiti per coprire questa nudità. E vedremo invece appunto cosa succede qui in Amos, in due, con due chiavi di lettura diverse, cioè la prima, che è quella che adesso accenno soltanto, che poi proveremo a sviluppare magari la volta prossima, che è quella che arriva fino al capitolo 5. Allora, io vi ho portato sulla fotocopia, non è la farina del mio sacco, nel senso che questa articolazione retorica dei capitoli dal 3 al 6 è presentata da più di un esegeta, che indica come ci sia una costruzione tale per cui i versetti 1-17 del capitolo 5 diventano centrali nell'articolazione dell'inventiva rivolta alla casa di Israele, e in questi versetti appunto noi troviamo ancora un rimando all'ascolto, capitolo 5, versetto 1, scusate, vado a prendere il testo nella traduzione recente, perché ascoltate questa parola, questo lamento che io elevo su di voi, o casa di Israele, quindi riferimento ancora all'ascolto a cui avevamo fatto riferimento precedentemente, rievocazione del momento sorgivo dell'alleanza, della Berit, che è da leggersi in chiave di una provocazione alla conversione, la quale però cade dopo una serie di appelli alla conversione che già si sono verificati e che hanno avuto come conclusione il non ritorno a Dio da parte del popolo di Israele. Faccio riferimento, ma l'avrete già capito, al capitolo 4, laddove dopo un riferimento già presente al versetto 1 e ancora prima al versetto 13 del capitolo 3, nonché al versetto 1 del capitolo 3 all'ascolto, ritorna il leitmotiv con cui si chiudono queste parole del Signore, no? Anche qui vedete appunto, dice il Signore, sempre in riferimento alla parola, al versetto 6: eppure vi ho lasciato denti asciutti in tutte le vostre città, con mancanza di pane in tutti i vostri villaggi, e non siete ritornati a me, dice il Signore. Poi ancora, non siete ritornati a me, al versetto 8, al versetto 9, al versetto 10, al versetto 11, al versetto 12, laddove ci si aspetta appunto un momento, come dire, un reiterazione, troviamo una espressione abbastanza particolare. Perciò ti tratterò così, Israele, poiché questo devo fare di te. Preparati all'incontro con il tuo Dio, o Israele. Più volte Dio è intervenuto per promuovere la conversione, nell'ottica del rib che abbiamo detto prima, ma questa conversione non c'è stata. Questo incontro con il Dio di Israele, da un lato, ci rimanda al versetto, eccolo qua, 2 del capitolo 3, all'inizio quindi della sequenza di questi capitoli, che sono strutturati con al centro il capitolo 5, versetto 1-17, perché al versetto 2 del capitolo 3 troviamo questa espressione, no? Soltanto voi ho conosciuto tra tutte le stirpi della terra, perciò io vi farò scontare tutte le vostre colpe. Il verbo qui utilizzato appunto è pachad. Pachad, da rendersi alla lettera con vi visiterò, è il verbo della visita, che, come dire, ha tutta una sua ambiguità,
sostanziale, perché è lo stesso verbo che viene utilizzato per indicare in Esodo 3,16 la visita immediatamente precedente la liberazione dall'Egitto, preannunciato in Genesi 50,24-25, laddove appunto con la morte di Giuseppe si fa fare ai fratelli appunto un giuramento in cui si evoca questo momento di incontro. Ed è Amos quindi che istituisce il rapporto tra visita e rendiconto. È Amos, il cui nome stesso, come dire, al di là dell'assonanza con la violenza, rimanda all'idea del protetto. E quindi è colui che è protetto che dice ad Israele che Dio lo visiterà. E questa visita sarà appunto un rendiconto. Il versetto, allora, ancora una parola, il verbo pacat è presente in relazione alla visita annunciata di Dio anche in Geremia 6,15, 8,12, anche in 29,10, e che, come dire, si radica proprio nella storia di Israele, perché i versetti successivi del capitolo 3 sono interessanti in quanto anche dal punto di vista retorico abbiamo una serie di domande, esse stesse retoriche, che stabiliscono un rapporto necessario tra cause ed effetti, può essere appunto il ruggito del leone, il grido del leoncello, piuttosto che la trappola che scatta perché ha preso qualcosa, e che servono tutte per dire la necessità dell'intervento di Dio, che è Signore della storia ed è giudice. Versetto 7, in verità il Signore non fa cosa alcuna senza aver rivelato il suo piano ai suoi servitori, i profeti. Ruggisce il leone, chi non tremerà? Il Signore Dio ha parlato, chi non profeterà? E di fronte a questa affermazione inizia in qualche modo quella controversia bilaterale per cui vengono chiamati i testimoni, i palazzi di Ashdod, che sono citati al versetto 9 del capitolo 3, e viene formulata espressamente l'accusa contro Israele. Versetto 10 del capitolo 3, sto andando velocemente, non sanno agire con rettitudine, oracolo del Signore, violenza e rapina accumulano nei loro palazzi. Questa è l'espressione della trasgressione di Israele del suo stesso presupposto, no? L'incapacità di agire con rettitudine. Si profila in altri termini una sorta di pessimismo antropologico, in forza del quale appare inevitabile la condanna da parte di Dio, l'intervento di Dio giudice e poi la condanna. Ciò che Israele accumula non è ciò per cui agiscono illecitamente gli avidi e i disonesti. Ciò che Israele sta accumulando dai palazzi non sono i beni materiali alla cui strenua ricerca contro la Torah, contro la legge, stanno agendo queste persone. Perché in realtà, dice chiaramente l'oracolo del Signore, ciò che viene accumulato nei palazzi è violenza e rapina. Hamas vasot, violenza e rapina. Ecco di cosa si stanno caricando autonomamente gli ebrei. Perciò, così dice il Signore Dio, il nemico circonderà il paese e sarà battuta la tua potenza, eccetera. Il versetto 12 del capitolo 4 va a chiudere questa prospettiva, laddove dice, di fronte a tutte queste tue azioni abominevoli e di fronte al tuo reiterato rifiuto di tornare a me, verrò a visitarti. Preparati all'incontro con il tuo Dio. E questa immagine, io vorrei che, poi mi fermo, venisse colta in una prospettiva, come dire, neutra, nel senso che in queste parole Dio non sta dicendo verrò a castigarti, nonostante i reiterati inviti fallimentari alla conversione, Dio vuole ancora incontrare il popolo, verrò, preparati all'incontro. Cioè ciò che non viene meno, nonostante la condanna che si sta profilando all'orizzonte, è il rapporto con Dio. Vorrei che, come dire, cogliessimo questo aspetto, su cui abbiamo insistito anche all'inizio. L'idea cioè che, al di là del giorno del giudizio, al di là del rapporto conflittuale con Dio, delle molteplici forme di miscredenza o di disaffezione o di rifiuto addirittura della Torah, la condanna è essa stessa interna al rapporto tra Dio e il popolo. E quindi, così come si diceva prima,
non è possibile pensare neanche alla condanna in assenza di un rapporto di alleanza a partire dal quale la condanna diventa necessaria quanto lo scattare della trappola se la preda ci finisce dentro. Questa necessità ineludibile del rapporto con